Benvenuti nella Stazione Spaziale di Cosmos, io sono Marco. La missione di Ingenuity è stata prorogata dopo il successo delle 5 prove di volo. Ogni prova ha portato l'elicottero a testare sempre di più le sue capacità. Infatti, quella di Ingenuity è una missione che vuole spingere l'elicottero fino ai suoi limiti per dimostrare le sue abilità di volare su Marte. L'atmosfera del pianeta rosso è molto rarefatta, appena l'1% della densità dell'atmosfera terrestre, mentre la gravità è circa un terzo di quella della Terra. Queste condizioni rendono il volo diverso da come avviene sul nostro pianeta. Nei 5 voli effettuati, il team della missione ha raccolto molti dati che ci dimostrano come l'elicottero si è comportato. Prima di ogni test, gli ingegneri hanno programmato le fasi del volo, inviando le istruzioni al rover, che a sua volta le ha mandate ad Ingenuity. Perciò l'elicottero sa cosa deve fare, ma una volta in volo c'è un algoritmo che dice ad Ingenuity come comportarsi. Perseverance ha inquadrato i 5 voli dalla sua posizione di osservazione a 80 metri circa di distanza. Il decollo e il movimento di Ingenuity non sono regolati da un aumento o diminuzione della velocità del rotore, ma dall'inclinazione delle pale che cambiano il loro angolo di incidenza. Perciò l'elicottero accende il rotore e lo porta alla velocità fissa di circa 2500 giri al minuto, una velocità circa 6 volte maggiore rispetto alla velocità di rotazione delle pale di un normale elicottero sulla Terra, proprio perché l'atmosfera di Marte è molto rarefatta. Dopodiché le pale si inclinano, aumentando la portanza e facendo decollare l'elicottero. Ingenuity sale di un metro di altezza per ogni secondo che passa. Per controllare i suoi movimenti, Ingenuity ha un altimetro laser che misura la sua altezza dalla superficie e una telecamera in bianco e nero. Il decollo si ha quando Ingenuity stacca le sue 4 gambe dal suolo di appena 2 cm. Nel primo metro successivo al decollo, l'altimetro e la telecamera non vengono utilizzati in via precauzionale, perché la polvere sollevata dalla rotazione delle pale potrebbe alterare i valori misurati dagli strumenti. Nonostante ciò, le immagini catturate dal rover non hanno evidenziato grandi sollevamenti di polvere che potessero oscurare l'altimetro laser. Un fattore che può influenzare la stabilità del volo è la presenza del vento, che può far ruotare l'elicottero attorno al suo asse verticale oppure lateralmente. Lo strumento MEDA, installato sul rover Perseverance, è una piccola stazione meteorologica che può fornire dati sulla velocità del vento. Per fortuna, durante i test c'erano dei venti leggeri, con velocità di circa 14-21 km/h, con raffiche massime di quasi 30 km/h, che non hanno influenzato più di tanto il volo. La velocità dei venti tende ad aumentare man mano che si sale di quota. Il team si è impegnato per far sì che Ingenuity mantenesse stabile il suo volo, sia nel tenere la stessa quota, sia nel procedere in avanti nella stessa direzione. Infatti i dati raccolti dimostrano che dopo che l'elicottero ha raggiunto l'altezza prefissata, è in grado di restare fermo con variazioni della sua posizione verticale di circa un centimetro, perciò risulta essere molto stabile. Anche quando Ingenuity si muove orizzontalmente, la sua direzione non varia per più di 1,5 gradi. Cioè, in altre parole, per ogni 10 metri percorsi orizzontalmente, l'elicottero non si sposta lateralmente per più di 26 cm. La fase di atterraggio avviene con una velocità di discesa di circa 1 metro al secondo. Quando l'elicottero si trova circa 1 metro dal suolo, l'algoritmo che gestisce il volo disattiva l'altimetro e la telecamera di navigazione, per la stessa ragione che abbiamo visto prima durante la fase di decollo, cioè per evitare che la polvere sollevata oscuri gli strumenti dando letture sbagliate. Tra i vari strumenti dell'elicottero c'è un accelerometro, simile a quello che abbiamo noi nei nostri smartphone, ed un giroscopio, utilizzati per capire la posizione in base ai valori misurati. Quando Ingenuity si trova a 50 cm dal suolo, si attiva il sistema per il rilevamento dell'avvenuto atterraggio. E se la velocità verticale si riduce drasticamente perché le gambe hanno toccato il suolo, il sistema misura una rapida decelerazione e l'elicottero capisce che l'atterraggio è avvenuto. Dopodiché aspetta 3 secondi prima di rallentare la velocità di rotazione delle pale. La velocità di atterraggio non porta Ingenuity ad atterrare dolcemente sulla superficie, anzi, la scelta di far avvenire l'atterraggio alla velocità di 1 m/s serve al sistema per rilevare la brusca variazione di velocità quando l'elicottero tocca il suolo. Se l'atterraggio avvenisse ad una velocità inferiore, il computer di bordo potrebbe non percepire l'avvenuto atterraggio e credere di essere ancora in volo, e questo potrebbe causare dei problemi. Inoltre, l'atterraggio alla velocità di 1 m/s
porta le gambe ad infilarsi sotto la sabbia, consentendo all'elicottero di rimanere più stabile. Per resistere a questi piccoli urti, che a volte portano addirittura l'elicottero a rimbalzare, gli ingegneri hanno installato sopra le quattro gambe dei piccoli ammortizzatori in alluminio e titanio a forma di cerchio. Dovrebbero resistere per diverse centinaia di atterraggi, quindi siamo sicuri che non si romperanno da un momento all'altro. Ingenuity se l'è cavata alla grande, dimostrando volo dopo volo le sue capacità di volare nella rarefatta atmosfera di Marte, che ricordo essere solo l'1% della densità dell'atmosfera della Terra. Inoltre Ingenuity ha raggiunto obiettivi sempre più grandi, superando le aspettative degli ingegneri. L'elicottero si alimenta grazie ad un pannello solare installato sopra le pale che consentono di ricaricare 6 batterie al litio. Queste vengono utilizzate per fornire l'energia necessaria al volo, ma anche per riscaldare i componenti elettronici di notte, che potrebbero irrimediabilmente rovinarsi a causa delle temperature che scendono anche a meno 90 gradi Celsius. Se vi state preoccupando che l'elicottero non abbia abbastanza energia o che possa scaricarsi tra una notte e l'altra, beh, dovete stare tranquilli perché l'elicottero riesce a produrre energia più che sufficiente per autoriscaldarsi e per affrontare i test di volo, sorprendendo gli stessi ingegneri. Perseverance continuerà la sua missione rimanendo nelle vicinanze in modo da poter comunicare con Ingenuity. Infatti il rover invia i dati all'elicottero e li riceve da quest'ultimo grazie ad un sistema radio a corto raggio che funziona fino a 1000 metri di distanza. Perseverance si dirigerà vicino alla zona controllata da Ingenuity per effettuare analisi del suolo e prelevare i primi campioni. Perciò adesso i due amici collaboreranno assieme ed il piccolo elicottero sarà il compagno di Perseverance. Ingenuity volerà meno spesso rispetto a prima, forse farà un volo ogni 2 settimane, ma si continueranno a raccogliere nuove informazioni sui parametri di volo. Adesso aspettiamo il 6° volo in attesa di nuove fotografie e vediamo come si evolverà la missione. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere la notifica quando sarà uscito un nuovo video. Questo è tutto, grazie per aver seguito.